giunge un misterioso cavaliere e Angelica non sa se egli sia amico o nemico. Paura e speranza le scuotono il cuore dubbioso, il dubbio, e sta a vedere, attende, cosa l'aspetta, il fine, da quella situazione, avventura, senza tuttavia fendere l'aria con un solo sospiro. Il cavaliere scende in riva al fiume per riposare il viso, le gote, sopra un braccio, e sprofonda immerso in un suo pensier doloroso, tanto che sembra trasformato, cangiato in una pietra insensibile. Stette pensieroso più di un'ora a capo chino, a capo basso, signore quel cavaliere angosciato, poi con voce, suono, afflitta e stanca, cominciò a lamentarsi in modo così commovente, soavemente, che avrebbe spezzato un sasso per la compassione, pietà, resa benevola una tigre spietata. Piangeva tra i sospiri, cosicché le guance parevano un ruscello e il cuore, il petto, l'Etna, il mongibello. Dicea, diceva, pensiero che mi geli, aggiacci, e insieme mi ardi il cuore, e sei causa del dolore che continuamente lo rode e lo consuma, lima. Cosa devo fare? Poiché sono arrivato tardi e un altro è giunto prima di me a cogliere il frutto? Io ne ho avuto solo qualche parola e sguardo, e altri, di Angelica, ne ha invece tutto il bottino. Se non mi tocca averne né frutto né fiore, perché vuoi ancora affliggermi il cuore per lei? Se qualcuno mi chiede chi sia costui che sparge, versa nel ruscello tante lacrime, io dirò che è il re di Circassia, sacripante, che l'amore fa così soffrire, quel d'amore travagliato, e aggiungerò che principale, prima e sola causa della sua crudele sofferenza, è che è innamorato, e anzi è uno degli innamorati di costei, di Angelica. E lei lo riconobbe bene. Mentre costui soffre ed è addolorato e muta i suoi occhi in una tiepida fonte e dice queste e molte altre parole che non mi pare ci sia bisogno di raccontare, esser racconte, la sua sorte favorevole, l'avventurosa sua fortuna, vuole che siano conosciute alle orecchie di Angelica e in questo modo gli accade in un momento, a un'ora, in un istante, a un punto, ciò che non si ottiene, non è raggiunto, in mille anni oppure mai più. La bella donna presta molta attenzione, con molta attenzione attende, al pianto, alle parole, ai modi di colui che per esserne innamorato mai non prende sonno. E non è il primo giorno, la prima volta, che ella lo sente. Ma tuttavia non si abbassa ad averne compassione, dura e fredda più di una colonna, così come colei che disprezza tutto il mondo e non le sembra che alcuno sia degno di lei. Tuttavia il fatto di trovarsi sola tra quei boschi le fa venire in mente di prender Thor costui, sacripante, come scorta, come guida, poiché chi sta nell'acqua fino alla gola è troppo testardo se non invoca aiuto, mercè non grida. Se ora le scappa, se l'invola, questa occasione mai più troverà una scorta così affidabile, fida, perché in precedenza, in ante, per lunga esperienza, prova, aveva conosciuto quel re fedele a lei più di ogni altro amante. Tuttavia, non però, non ha intenzione di alleviare, alleggerir chi la ama, del dolore che lo tormenta, distrugge,
e ricompensarlo, ristorar di ogni sofferenza passata, d'ogni passato danno, con quel piacere che ogni amante desidera di più. E invece architetta ed escogita, ordisce e trama una finzione, un inganno che gli conservi la speranza, tanto che a lei serva per il suo bisogno. Per poi tornare ad essere insensibile e superba, dura e proterva,